Ludovico. Minchia, ma guarda che quanto gli hanno messo il trutore. Ma che c'è messo? La bomba atomica, c'è messo. Ma forzato una strada. Sia così. Tra le strade sventrate, i corpi a brandelli e i pianti disperati di quella maledetta estate palermitana del 1992. Comincia molti anni prima e continuerà anche dopo le morti di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e degli agenti delle loro scorte. Questa storia inizia alla fine degli anni 70, quando a Palermo sembrava già di stare in guerra. Si sparava e si moriva quasi ogni giorno. Le strade si tingevano di sangue, le bombe scuotevano i quartieri, uccidevano poliziotti, magistrati e civili innocenti. Non c'è da dire niente, sono cuore troppo gonfio di dolore per parlare. Di tutto questo scempio, di corpi, vite, speranze, noi cronisti siciliani abbiamo tenuto il conto. Abbiamo ascoltato, visto, registrato, filmato, archiviato, ma era come urlare nel vento. A volte, forse spesso, ci è sembrata una fatica inutile, convinti che niente e nessuno avrebbe mai potuto cambiare la situazione. Ma non era vero. Non eravamo i soli a tenere traccia di tutto questo. Un gruppo di magistrati stava facendo molto di più. Stava preparando un contrattacco senza precedenti, una sfida al potere mafioso in grado di stravolgerne per sempre gli equilibri, portare il Gotha di Cosa Nostra alla sbarra tutto insieme per la prima volta. Questa è la storia di quell'impresa, la storia del maxi processo alla mafia. Então, lhe modificarei a estrutura dos olhos, do nariz, da boca, do queixo e do pescoço. Estes são os 5 pontos chaves para garantir uma nova expressão ao rosto. E lhe garanto que após a cirurgia, o senhor parecerá muito mais jovem. A me non mi interessa sembrare giovane, a me interessa non essere più io. Ho capito? Sì, intendi. C'è solo un luogo da cui iniziare questa storia. L'aula bunker di Palermo. Un luogo che mi avrebbe inghiottito quasi per 2 anni, non da solo ovviamente. Fummo a centinaia a essere inghiottiti. Giudici, avvocati, imputati, carabinieri, poliziotti, giornalisti come me, che insieme ad altri colleghi avevo il compito di raccontare per la RAI il più grande confronto tra la mafia e lo Stato che si fosse mai visto. Ricordo ancora benissimo la prima volta che vi misi piede.
Per consegnare l'aula bunker nei tempi fissati, ingegneri, tecnici, 120 operai hanno lavorato a ritmo infernale dalle 6 alle 22 tutti i giorni in cantiere, domenica compresa. È stata realizzata in meno di 7 mesi, vale a dire 200 giornate lavorative. Non avevano fatto in tempo a terminarla che tanti quell'aula volevano già demolirla, in un modo o nell'altro, con le bombe, come avevano promesso alcune lettere anonime, oppure insinuando che era costata troppo, 36 miliardi di lire. Senta, che ne pensa di questo processo che sta iniziando? No, non lo so niente questo. Che processo? Non è lei contro la mafia? No. Nei bar, per strada, al mercato, non c'era giorno in cui non sentissi qualcuno chiedersi chissà quante cose si sarebbero potute fare con quei soldi. Buongiorno. Senta, volevo sapere, voi cosa ne pensate del processo che sta per aprirsi a Palermo contro la mafia? Non sono da qua io. Abita qui, vede? Sì, abita qui. Non so fare niente, se. Era l'aria di quei giorni a Palermo. Un'aria pesante. E per realizzarla sono stati utilizzati 850 metri quadri di vetri blindati, per la sola recinzione esterna 170.000 kg. La città si era riempita di poliziotti e mezzi blindati, sembrava di vivere in uno stato d'assedio. E tra i palermitani aleggiavano i sentimenti più diversi, ansia, incertezza, impazienza, paura. Era questo il clima in cui stava per cominciare il più importante processo alla mafia mai celebrato. Enorme a tal punto da essere stato chiamato il maxi processo, o come si diceva a Palermo, o maxi. La RAI lo avrebbe filmato tutto, giorno dopo giorno. Per questo motivo aveva allestito una redazione in una palazzina di fronte all'aula bunker dove aveva distaccato un gruppo di giornalisti e di tecnici. Un processo con 474 imputati chiamati a difendersi dalle accuse di omicidio, estorsione, traffico di stupefacenti e associazione mafiosa. Per la prima volta la semplice appartenenza alla mafia costituisce di per sé un reato. A differenza dei processi del 1969 di Bari e Catanzaro, terminati in un nulla di fatto per insufficienze di prove. Ma stavolta il processo sarà a Palermo, come voluto dal giudice istruttore Giovanni Falcone, che con il suo collega Paolo Borsellino e altri magistrati del pool antimafia, ricordiamolo, creato e voluto. Materiale nuovo. Archivio, grazie. Un maxi processo, dunque. Per cui si è resa necessaria un'aula giudiziaria di grandissime dimensioni, simili a un palazzetto di Lo Sport, di forma ottagonale e di colore verde, che grazie alle forme e al colore, alcuni cronisti hanno soprannominato l'astronave verde. L'astronave verde. Così la chiamavano. In effetti, anche vista da fuori, qualcosa di alieno ce l'aveva. Là dentro, dal giorno seguente, le gabbie si sarebbero riempite di picciotti di vario rango e di boss, vecchi e nuovi. Alcuni dietro le sbarre da molto tempo, altri catturati due anni prima, il 29 settembre 1984, San Michele Arcangelo. Il blitz di San Michele io lo ricordo benissimo. Il telefono cominciò a squillare a notte fonda e alle prime luci dell'alba ero davanti alla caserma insieme ad altri colleghi per osservare un'impressionante sfilata di boss e picciotti in manetta. C'era chi passava a testa bassa cercando di coprirsi il volto e chi invece ti fissava sprezzante. Tutti arrestati per le rivelazioni di un uomo solo. Un uomo che in questa storia ebbe un ruolo fondamentale. Un infame per i mafiosi, un collaboratore di giustizia per i magistrati e per noi giornalisti un pentito. Scusa Franco, ma di Buscetta non c'è niente, neanche l'immagine. Non ho capito, scusa. Buscetta, stavo montando un altro servizio e mi chiedevo se c'è qualche immagine, altrimenti lo taglio. No, che tagli. No, se non era per lui sto processo mica si faceva. Sì, ma immagini ce ne sono. C'è poca roba, poi te le cerco, che poi non è che lo sappiamo che faccia abbia.
Di facce, Tommaso Buscetta ne aveva cambiate tante per evitare la cattura e per fuggire dai nemici. Era lui l'uomo che stava svelando al giudice Falcone la struttura di Cosa Nostra e che aveva permesso la cattura dei boss. Sulle sue confessioni si era costruita l'istruttoria del processo. La sua era una storia misteriosa. Era un semplice soldato dell'organizzazione, eppure inspiegabilmente considerato allo stesso livello dei grandi padrini della vecchia mafia. Gianni, Franco ha scelto queste da mettere nel servizio su Buscetta. Sì. Cominciamo con questa qui, va bene? Lo avevano arrestato in Brasile nel 72 e qualche collega giornalista lo aveva soprannominato il boss dei due mondi. Estradato in Italia, Buscetta si era ritrovato a Lucciardone, il carcere colabrodo di Palermo che i mafiosi chiamavano U Grand Hotel. Poi lo avevano trasferito a Torino e lì, nel 1980, era riuscito a evadere. Da latitante, i boss Inserillo e Bontate avrebbero voluto Buscetta al loro fianco in Sicilia nella guerra mafiosa contro i corleonesi, ma lui aveva preferito tornare in Sud America e scomparire ancora con una nuova identità e un nuovo volto. Ma perché è così importante Buscetta? Perché questo processo si basa sulle sue dichiarazioni, quelle che ha fatto a Falcone quando è tornato in Italia. Verrà pure lui a processo? Questo non è dato saperlo. E tu a lui l'hai mai visto? Tanto tempo fa, un vecchio processo, ma stiamo parlando di 10 anni fa almeno. Mi sono sempre occupato di cronaca nera, lo facevo da 20 anni, era il mio mestiere. Un mestiere che ho amato e che mi ha assorbito così tanto da far naufragare il mio matrimonio. Per il mio mestiere le informazioni erano tutto, la base. Per ottenerle bisognava essere bravi, pazienti, a volte scaltri, perché gli informatori non erano tutti uguali e ad ogni fonte andava messa una tara diversa a seconda di chi ci si trovava davanti. Per questo, anche confrontarsi con gli avvocati poteva essere molto utile, come il mio amico Federico Marsalis, avvocato di grido che difendeva alcuni imputati al maxi processo e con cui condividevo la grande passione per il tennis. Lo sai bene, vedi che le cose a nostro favore sono tante. Appelli, eccezioni di nullità, verbalizzazioni. Le nostre armi sono pressoché infinite. Quelle dell'accusa, invece, quali sono? Un pugno di pentiti? Tutti da verificare, ah? Non ti ho convinto? No, perché stavolta è diverso. Perché si vede che c'è attenzione su questo processo, perché c'è la volontà dello Stato stavolta. Ma se hanno faticato magari a trovare il presidente della corte? Sono dovuti andare al civile per trovarne uno. Senza parlare poi di giudici popolari. Fu anche peggio, e tu lo sai. Signora Filomena Lauria, buonasera. Sono l'agente Mottola della questura di Palermo. Volevo confermarle che domani un'auto sarà sotto casa sua alle ore 7:30. Il ritrovo di tutti i giudici popolari è previsto per le ore 8. Comunque, informazioni più dettagliate potremmo dargliele solo domani per ragioni di sicurezza. A domani allora. Buonasera. Cosa ricordo del primo giorno del maxi processo? Ecco, ricordo che cominciò molto presto, almeno per me.
Tra poco meno di due ore i cancelli dell'aula bunker si apriranno. Già una discreta folla è in coda, paziente, nonostante il freddo, la giornata è incerta. Ci sono, arriveranno tantissimi giornalisti provenienti da tutto il mondo e naturalmente i difensori, i familiari delle vittime e degli imputati. Come dicevamo, molti cittadini attratti solo dalla curiosità. A proposito di cittadini, non mancano le prime polemiche. Infatti dai palazzi circostanti sono spuntati alcuni cartelli. C'erano fermento, impazienza, la voglia di entrare, di vedere, di cominciare, che si scontrava con i tempi estenuanti ma inevitabili dei controlli di sicurezza. I mezzi blindati erano già in posizione, le auto delle forze dell'ordine arrivavano a sciami, pullman, furgoni, fuoristrada, pantere della polizia, gazzelle dei carabinieri, lampeggianti, veloci, mentre i miei colleghi sembravano un esercito irregolare incolonnata alla bella e meglio a sfidare il maltempo. Nessuno spingeva però, nessuno si lamentava. C'era quella specie di ansia che prende quando si comincia qualcosa di nuovo, di diverso. Un po' come il primo giorno di scuola. Un misto di eccitazione e preoccupazione di cui noi della RAI ci sentivamo tutti investiti. Fossimo cronisti della TV, della radio o tecnici. Non c'era distinzione, o almeno io così sentivo. Certamente era così per Teresa, montatrice e assistente alla regia, fresca di assunzione. Io e Teresa eravamo siciliani e Palermo era la nostra città. Gianni invece era di Roma, un cameraman giovane ma esperto, mandato apposta per l'evento. Ancora non lo avevamo capito, ma noi tre eravamo destinati a fare squadra. Ecco il girato. Mettilo in macchina, ti prego. Sopra ci sono gli americani. Gli americani? Sul tetto. E che dici? We've done. We can go, thank you. Ciao. Bye. Vai col giubbotto antiproiettile. Ma chi l'ha fatto entrare? Ma pare caso, a Kabul. Lo so. Va bene, va. Me ne vado in aula. Ci vediamo dopo. Sì. Oh, hai visto le caverine? Abbiamo gli Ci volle molto a capire com'era organizzata l'aula bunker, tra corridoi affollati e zone inaccessibili riservate a giudici e avvocati. Gli operatori avevano postazioni fisse e noi cronisti una tribuna dedicata. Di regola ci sceglievamo un posto all'inizio e quello rimaneva il nostro per tutto il dibattimento. Forse l'unica zona franca all'interno del bunker era il piccolo bar. Un punto di incontro per tutti, giornalisti, avvocati, persino imputati a piede libero. Un luogo dove scambiare opinioni, raccogliere commenti a caldo o prendere appuntamenti. Un caffè, per favore, Rosario. Subito, avvocato. Ma che fa? Finisci pieccio sto carrozzone. E che fretta c'hai, Rosario? Ti assicuro che ci impegneremo perché tu possa fare tantissimi caffè. E io a disposizione sono. Il tempo per noi è un ottimo alleato, vero? Alle 9.45 del 10 febbraio 1986 l'attesa finì. Stava entrando la corte. Finalmente iniziava il processo. La corte! Gli imputati erano stati condotti a gruppi nelle gabbie, prestando molta attenzione ai vari movimenti per evitare che comunicassero tra di loro. A presiedere la corte c'era il giudice Alfonso Giordano, affiancato dal giudice all'atere Pietro Grasso. Giordano era un civilista che non si era mai occupato di mafia. Con coraggio aveva accettato la nomina a presidente della corte che altri suoi colleghi avevano declinato.
il suo primo atto fu disporre il giuramento dei giudici popolari. Gianni, panoramica sui giudici popolari. No, i giudici popolari si alzino. Campo largo sulla 1. Con la ferma volontà di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida. La 1. Giurate di ascoltare con diligenza e di esaminare con... Campo largo. Prove. Stacca sulla 2. ...della difesa, di formare il vostro intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità. Giurate altresì di conservare il segreto. Ditelo, giuro. Lo giuro! Vai sulla 3. Teresa, stacca sulla 3. Allora, passiamo finalmente alla costituzione delle parti. Per Abate Giovanni... I giurati popolari erano semplici cittadini che avevano accettato l'incarico di comporre la giuria. 6 erano titolari e 10 supplenti, tutti a disposizione della corte, nonostante il rischio di minacce e il lungo tempo che avrebbero dovuto passare in aula. Argano Filippo è detenuto. Il presidente Giordano aveva imposto di non pubblicizzare i loro nomi, una misura precauzionale per proteggerli. A volte qualcuno lo dimenticava, ma questi anonimi cittadini erano dei piccoli eroi silenziosi. Ma quanta gente c'è? La prima volta in aula? Si vede tanto? No, tranquillo. Sono Franco. Tommaso. Rina Salvatore, latitante. Sì, presidente. Avvocato Fileccia? Avvocato Fileccia. In effetti un'aula così piena io non l'avevo mai vista. Centinaia di legali, moltissimi giornalisti, il pubblico, poi la stessa corte, numerosissima. Perché per garantire che il processo proseguisse anche in caso di defezioni, un decreto legge aveva istituzionalizzato l'uso dei supplenti. C'erano quindi i sostituti di ogni figura, dal presidente al giudice *ad latere*, dai cancellieri ai giudici popolari. Anche i pubblici ministeri erano 2. Giuseppe Ayala e Domenico Signorino. Ora, queste guardie che messe qui davanti, uno privo di allungare lo sguardo verso la corte e seguire il discorso che si svolge. Ma queste sono misure ordinarie di sicurezza. E poi c'erano gli imputati, che erano meno numerosi di quello che ci si aspettava, perché molti avevano disertato la prima udienza. Buongiorno, mi scusi. Buonasera. Presidente, il problema non è tanto nei panini quanto in qualche bottiglia d'acqua. E cominciavano a reclamare la parola, le loro richieste erano le più diverse e disparate. Non fumare, di là neanche, cioè cercare di trovare un modo, un sistema per poter continuare questo processo, perché noi lo vogliamo fare. Va bene, d'accordo. E lasciateci anche il tempo di pensarci un pochino. Per la prima giornata siamo tutti un po'... Qui si va per le lunghe. Possiamo risolverla in questo modo. Il... Di che processo ha consiso? Quando devi portare pazienza. Di processi ne avevo seguiti parecchi e quindi ero preparato ai ritmi lenti delle procedure giudiziarie. Dovevi metterti lì, buono, in attesa, perché prima o poi qualcosa sarebbe successo. E nella gabbia numero 20, grazie. Nella cella, diciamo, numero 20. La gabbia 30. E in effetti, proprio in un momento di calma assoluta, arrivò la prima scossa. Si attivi il microfono della cella numero 30. Signor Presidente, scusi per la mia intromissione. Sono più di 2 anni che vivo nel carcere, sono stato messo... Aveva chiesto la parola Salvatore Di Marco. Un ragazzo che 5 anni prima, a 23 anni, era stato arrestato per una rapina ad un treno. Davanti ai giudici, Di Marco aveva deciso di collaborare con i magistrati accusando alcuni personaggi legati alla cosca di Corso dei Mille, una delle più sanguinarie di Palermo. Pertanto era uno dei collaboratori di giustizia, uno dei pentiti su cui poggiava l'accusa. Separato dagli altri detenuti da ben 9 gabbie vuote. Sono stato messo fino al primo giorno, fino a 20 giorni fa, sempre in compagnia.
e non ho subito nessuna pressione da nessuno e nessuna minaccia, quindi chiedo di essere riammesso a vita comune e, se possibile, se la signoria vostra me lo concede, di essere trasferito qui al carcere di Palermo. Ma ho capito bene. Va bene, questo ora prenderemo in considerazione questa richiesta appena sarà possibile. Il messaggio era chiaro. Di Marco voleva ritrattare. Lui era un pesce piccolo, certo. Ma cosa sarebbe successo se pentiti di ben altro calibro avessero deciso di seguire la sua stessa strada? Forse era presto per dirlo, ma i pubblici ministeri sembravano aver accusato il colpo. Mentre gli avvocati difensori ostentavano sicurezza e soddisfazione per le loro prime mosse. Oh, avvocato! Hai visto che è successo con il primo pentito? E questo è solo l'inizio. Hai detto bene, questo è solo l'inizio. Dottore, che fa? Ve li faccio due caffè? Sì, due caffè. Quell'avvocato pago io. Ma che paga sempre lei, dottore? Ma guarda cosa... Di caffè ne avremmo dovuto bere a litri, perché terminate le udienze, per noi della RAI cominciava il lavoro vero. Due volte al giorno avevamo l'obbligo di preparare e consegnare una quindicina di minuti di materiale video per tutte le altre testate televisive, nazionali e internazionali. Questo chi è? Non lo so. Quella di prima com'era? Ah, c'era... Quanto non li riconosciamo? Oh, com'era? Vieni qua, mettiti a sedere, almeno per distinguere quelli della corte, quei mafiosi. Altrimenti è impossibile. Là fuori c'è l'inferno, entrano in continuazione per chiedere i materiali delle TV, un delirio. Va bene, ma qual è il problema? Calma, adesso ci sono io, ci mettiamo qua, calmi, tranquilli, ve lo dico io. Ecco, per esempio questi, che sono la giuria popolare? Perché questa è bella questa inquadratura, eh? Ma non li possiamo prendere, niente nomi dei giurati popolari. Poi cito io il loro giuramento e nient'altro. Andiamo un pochettino più avanti. Facciamo una bella panoramica sulle gabbie, invece. Oh, eccolo qua. A noi ci interessa gabbia 26, Bono, e quello accanto, quello col maglione a collo alto, Montalto. Vuoi il time code? Sì. Vedi là, preciso. Per aiutarmi mi ero dato un metodo. Annotavo in un quaderno ogni momento saliente del processo, poi in sala montaggio gli accostavo l'ora e il minuto della registrazione. Ancora non lo sapevo, ma quel quaderno sarebbe diventato più utile di una bussola in mare aperto. Allora, invece di questo gruppetto, a noi ci interessa il terzo da sinistra, Spataro. Qua c'è la coppia più bella del mondo, chiaramente a noi ci interessa il più elegante, Pippo Calò. Ah, è lui Pippo Calò? Pippo Calò, il cassiere della mafia, ex amico di Buscetta, che lo fece diventare uomo d'onore più di 30 anni fa. L'hanno arrestato a Roma l'anno scorso. E questi sono mafiosi? A me mi parlano dei poveracci. Caro Gianni, questo è quello che ti vogliono fare credere. Però non è che dobbiamo cadere nel tranello di pensare che questi qua sono innocui. Tra queste persone ci sono fior di criminali. Guarda questo, guarda. Paduta. Mazza, quanto è brutto. Eccolo, ti presento Luciano Ligio. Chi siete, eh? Ah, sì. Voi siete quelli mandati da quell'infame di Buscetta, eh? Ed io niente c'ho da dirvi, ma proprio niente. Anzi, no. Una cosa da dirvi ce l'ho. Ricordatevi che io ho salvato l'Italia. Sì, l'Italia, che certi colonnelli volevano a diversa. Ma io non ci sono stato. Ricordatevelo bene questo. E ricordatelo pure a quel cornuto di Buscetta. Si
si chiamava Leggio, Luciano Leggio, ma tutti, dai giudici a noi giornalisti, per un errore di trascrizione lo abbiamo sempre chiamato Liggio. Era in carcere da 12 anni ed era mafioso da almeno 40, dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Da giovane aveva vissuto all'ombra dei boss di Corleone, poi, dopo aver massacrato i suoi vecchi padrini, era diventato uno dei boss più influenti della Sicilia. Pericoloso, titolò a tutta pagina il giornale L'Ora nel 1958. Nei primi processi, alla fine degli anni 60, era stato assolto e scarcerato, poi si era dato alla fuga, fino ad essere arrestato di nuovo a Milano nel 1974. Allora, Leggio Luciano, cella 23. Quella tuta blu attillata con le scarpe bianche da ginnastica poteva apparire ridicolo, ma chi ne aveva seguito le gesta e conosceva il suo carattere istrionico avrebbe potuto obiettare che anche quel look fosse stato studiato. Vorrei sospendere da questa mansione i miei difensori. Cioè, per questo non vuole dire che è il suo difensore? Ma è Liggio quello che parla. In persona, la sua voce è inconfondibile. E fu sufficiente attendere l'udienza del pomeriggio per avere un assaggio della sua proverbiale esuberanza. Molti giuriconsulti da corteo dicono che i imputati non vanno difesi in questo processo. Io, visto e considerato, voglio andare incontro, sospendendo da questo gravoso problema i miei legali. Cioè vuole revocare il mandato agli avvocati? Sì, signor. Lei sa che la legge impone la difesa tecnica e quindi io, la Corte, le dovrà nominare un difensore di ufficio. Mi meraviglia che la legge lo impone mentre, come dicevo, leggo sulla stampa continuamente che gli imputati non vanno difesi, quindi diventa una contraddizione. Leggio, la stampa ha le sue responsabilità, noi abbiamo le nostre. Ma ci sono anche molti illustri professori giuristi che preferiscono la piazza a fare queste, anziché i luoghi di lezione comune. Poi, se permette, sì, siccome sono isolato qui, vengo da una vita comune a quella di Batecarlo. Va bene. Vorrei essere ammesso, sì, alla socialità con tutti i detenuti perché non ho niente da dividere con nessuno. Vabbè, per quello. Per quasi con nessuno. In realtà, con Pippo Calò in gabbia, Liggio non ci sarebbe mai stato, perché i rapporti tra i due erano pessimi. Eccolo là, Giuseppe Calò, detto Pippo, gabbia 22, un cappotto elegante sulle spalle, distaccato, sicuro, mentre il suo avvocato preannunciava la richiesta dei termini a difesa. Presidente, per quanto riguarda la presenza... Lei è l'avvocato, per favore... Sono l'avvocato Santi Mocciaro, ecco, che difendo Calò Giuseppe unitamente... C'è una sospensione del processo per poter concordare col suo assistito una linea difensiva. Mi conceda ancora la parola, solo sì, per un attimo. Per quanto riguarda la presenza del Calò... Il Calò è stato giudicato... C'è un'eventuale richiesta di termini, anticipiamo anche questo. Va bene. Eccolo il processo in corso, o Max, con i suoi ritmi lenti, i cavilli, le prime schermaglie difensive, le lungaggini tecniche, gli imputati in gabbia, la muraglia degli avvocati a dividerli dalla corte. Poi, però, c'era dell'altro. C'erano altri sguardi, altri volti, altre espressioni che trasmettevano stati d'animo molto diversi. Rabbia, smarrimento, fierezza, voglia di giustizia. Mischiati alla folla c'erano i familiari delle vittime, parenti di morti quasi senza nome, e volti più conosciuti, come i figli del generale Dalla Chiesa, assassinato nell'82, o la moglie e il figlio del commissario Boris Giuliano, ucciso nel 79. E poi c'era il sindaco Leoluca Orlando, costituitosi parte civile per la città di Palermo, una scelta coraggiosa e dal grande significato. Eccoci qua. Queste sono le ultime riprese di oggi. Ammazza che giornatina, oh. Questa sera abbiamo finito, no? Sì, l'udienza è tolta e quindi... Teresa, smonta tutto che ce ne andiamo a casa. Il primo giorno più lungo di tutti, eh? Ecco, d'ora in poi per noi è come fosse sempre il primo giorno.
Andiamo bene. Buona serata, ragazzi. Buona serata, Fra. Ciao, Fra. L'inizio del maxi processo continuava a essere la notizia del giorno. L'evento di cui parlare, nell'autoradio, in macchina, poi nel televisore, a casa. Per una volta i telegiornali non aprivano con Palermo per fatti di sangue. Anche una persona schiva, riservata come Giovanni Falcone, l'uomo da cui era partito tutto, aveva deciso di rilasciare qualche dichiarazione. A me la frase pentitismo non piace. Parlerei più appropriatamente di dissociazione. È un fenomeno che indubbiamente... La sua era una voce prudente. Che a mio avviso, ci leggevo la paura e l'orgoglio per quello che era appena cominciato. Non avrebbe messo piedi in aula per tutta la durata del dibattimento. Non c'è nessuna... Emilia, ma dopo chi viene? Con ora una domanda, se mi consente, di carattere personale. Lei ha sacrificato... Levamelo di davanti, ha chiesto. Non lo posso vedere. ...alla mafia, considerato dalle cosche un pochino il simbolo di questo stato da combattere. Bianchi sostituisce Buscolotti con Duro, riprende l'assalto del Napoli, che sembra però essere colpito di Maradona, che si arrende alla giocata di Chiodini, abbandonando il terreno di gioco in lacrime. Falcone come Maradona, eh. Si può fermare solo con uno sgambetto. Purtroppo... dalle cosche un pochino il simbolo di questo stato da combattere, da colpire. Lei vive in sostanza blindato. Ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Lo sgambetto a Falcone avevano provato a farglielo già diverse volte. Da anni lui e Paolo Borsellino vivevano sotto scorta con le loro famiglie. Per scrivere l'istruttoria del maxi processo nell'estate del 1985 li avevano addirittura portati dentro un carcere alla Sinara, costretti a vivere da reclusi, a tenere ritmi di lavoro sfibranti, dopo aver visto cadere sotto i loro occhi amici, colleghi e collaboratori. Uomini come Ninni Cassarà, Beppe Montana, ragazzi come Roberto Antiochia e Calogero Zucchetto. Zucchetto, tra l'altro, lo conoscevo bene. Lillo. Lo chiamavamo, grande tifoso del Palermo. Per me era stata una fonte preziosa di informazioni. Possiamo considerare questo processo l'inizio della fine della mafia? Questo processo ritengo che sia una tappa importante nel processo di chiarificazione, di acquisizione di consapevolezza da parte... Ero in redazione quella maledetta domenica sera. Ci chiamarono subito dopo e ricordo che quando arrivammo io non volevo neanche avvicinarmi, non ce la facevo. Il cadavere di Lillo Zucchetto era incastrato tra due auto, in una mano stringeva un panino che aveva appena comprato. Gli avevano sparato 5 colpi alla testa, aveva 27 anni. E a 27 anni, insieme al vicequestore Cassarà, era riuscito a far parlare Totuccio Contorno, uno dei primi confidenti della polizia. In questo modo, per la prima volta, era stato possibile accostare il nome di Michele Greco alla mafia. Ma io tutto bene, dai. Se lavora una cifra. Sì. No, non mi sento solo, no. Sto in giro tutto il giorno, sto a casa solo per dormire. Ma la città è bellissima. Se mangia un po' troppo, però. Sì, qua c'è sempre un casino. Ieri c'era una manifestazione dal primo giorno, capito? Oh, scusa, ti devo lasciare che devo lavorare. Sì. Ok, ci sentiamo dopo. Ciao.
organizzeremo poi la prova là dopo le parti civili, però il pubblico ministero perché possa intervenire. Ma la Corte deciderà dopo. Luigi, stai sulla 1. La della 9, i carabinieri intervengano. Della 9. Farà un circo. No, forse è meglio metterlo lì, avvicinatolo al pretorio. Nei primi giorni del processo assistemmo quotidianamente a una sorta di sfilata allegorica. Signor Presidente, c'è l'imputato D'Agostino assieme a altri tre della cella 25 che risultano ancora isolati. Ma io non dirigo la casa circondariale, mi pare che sia abbastanza oneroso il compito che devo svolgere qui. No, e io non permetto che sia. Si è cucito la bocca. No, si taglia niente. Tragedia e farsa si mescolavano di continuo in un viavai di imputati che si dichiaravano malati, infermi, folli. E io ho rispetto alla Corte, però la Corte, la giustizia non ha avuto rispetto. Spesso assistiti da legali pronti ad aggrapparsi ad ogni cavillo pur di ostacolare l'accusa e far perdere tempo alla Corte. È detenuto in espiazione di pena, posto giuridico fondamentale pregiudiziale. Io non capisco questo atteggiamento vostro. Innanzitutto lei si calmi perché non c'è bisogno di... No, io non la faccio costituire. Al di fuori di questo non potete assolutamente... Ma no, quando lo dico lei, lei non usi questo linguaggio nei miei confronti. Vabbè, ho ricostruito l'aula bunker per com'è. Pretorio, corte, vabbè, lo capite. E tutti 450 ce ne sono. Sono tanti. Assai. Una cifra proprio. Li ha divisi per famiglie. Sì, qua ci sono tutti i corleonesi. Da questa parte, palermitani. Vedete? Qua c'è la famiglia di Porta Nuova, Giovanni Bontade, Pippo Calò, famiglia della Calza, Spadaro, Luciano Liggio, Lucianeddo. Da quando lui è detenuto, chi diventa il capo dei corleonesi? Eccolo qua, Totorrina, attualmente latitante. Questa è una fotografia da giovane. E qua, cacci sui pentiti, Calzetta, Buscetta, Contorno, Sinagra. Ma in tutto ciò ci sta un capo? Eccolo qua, Michele Greco, o Papa. Vestito buono. Avemo un ospite. Pronto? Sì. Ma sei sicuro? Aspettami in redazione, ci metto 10 minuti. Aspetta, eh. Del potente boss mafioso Michele Greco. Comunque, per altre informazioni... Ma che ti stai vedendo? Sanremo. Senti, sono arrivate immagini di agenzia dell'arresto di Michele Greco? Sì, una la sta lavorando Gianni. Senti, vedi che oggi c'è da lavorare parecchio, arriveranno richieste da tutte le parti, teniamoci pronti. Tu comincia a lavorare alle immagini di repertorio, passo più tardi, ciao. Vabbè, ciao.
Foto di Michele Greco ce l'avete voi? Sì, 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 un attimo. Ecco, vogliamo riprendere l'attacco qui. Michele Greco, detto il Papa, secondo le rivelazioni di Buscetta e Contorno, capo del Daesh della Commissione. Eccola. Ma guarda che bei baffi che si è fatto crescere Michele Greco in latte danza. Ma lo vedi che sta meglio senza baffi? Ah, non ho capito. Allora, lo speciale del TG1 di questa sera lo facciamo noi? Va bene. D'accordo, no, faccio un riassunto delle fasi più salienti della cattura. L'intervista dei carabinieri ce l'abbiamo già, e per quanto riguarda invece l'intervista a Borsellino la fa Borrelli. Va bene, dai, tranquillo. Ce l'abbiamo. Ciao, ciao, ciao. Io e Greco dei Ciacolli non so chi so. Mi hanno definito il capo dei Ciacolli, ma io sono vissuto a Croce Verde Giardini. Come e quando siete riusciti a individuare il nascondiglio di Michele Greco? Era da alcuni giorni che noi operavamo nelle campagne tra Termini di Merese e Caccamo, nella fondata convinzione che in quella zona si celasse qualche latitante di spicco della mafia. Buscetta, Contorno, io non li ho mai incontrati, io non so chi sono. Vede, se alle dichiarazioni dei pentiti non fanno seguito fatti e scontri, allora i pentiti vanno trattati come lettera anonime. Diventa carta straccia da gettare nella spazzatura. Michele Greco è naturalmente a disposizione della giustizia, però in questo momento è inutile che venga in aula perché siamo ancora nella fase preliminare. Poi, i pentiti, le televisioni, ricorda a me, non fate altro che parlare di mafia, di mafia, di mafia. Ma io di mafia non ne so niente. Dite che sono il capo della cupola. Quale cupola? Io le cupole conosco solo quelle delle chiese. Questi grossi latitanti non stanno negli esili dorati all'estero o altrove, ma si trovano, continuano a vivere e ad operare anche in Sicilia. Scesi dagli elicotteri, i carabinieri si sono trovati dinanzi un uomo dall'aspetto impenetrabile, con folti baffi e documenti intestati ad un agricoltore palermitano deceduto anni addietro. Per essere certi dell'identità del superboss è stato necessario radergli i baffi e confrontare il volto appena invecchiato con le foto delle vecchie schede segnaletiche. Ma perché è importante la cattura di questo mafioso? Come influirà sul processo in corso a Palermo? Anche quel giorno ci muovemmo in modo magnifico, corale. Ogni collega si prese in carico una parte del racconto. Operatori e montatori lavorarono senza sosta e alla fine producemmo una cronaca puntuale e approfondita dell'arresto del Papa. Il nome di Michele Greco ricorre in pratica in quasi ognuna delle 9.000 pagine della monumentale sentenza di rinvio a giudizio del maxi processo. Michele Greco, il numero uno, conosce nomi, retroscena e cifre non ancora svelate. Con il suo sguardo dietro le sbarre, il maxi processo inizia davvero. Questa è Corleone. Ma tu pensi che la corte darà ragione a Buscetta su tutto? Il signor Buscetta ha detto un sacco di bugie.